a tutti ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video. Oggi vi portiamo uno speciale uno contro uno e il primo sfidante sarà Abracalaia, il mago del palazzetto dello sport di Berricello, o meglio, l'ex mago. Dopo i molteplici commenti che ho letto, ragazzi, volevate sapere dove sono finito, dove sono andato via. Sono andato via prima perché mi hanno chiamato a Milano. Sono andato a firmare, purtroppo, anche se sono interista, come tutti i giocatori che firmano in una nuova squadra, forza Milan! E allora noi adesso possiamo andare a introdurre la sfida. Passo la palla a te, Fre. Allora, ragazzi, vi sfiderete in quattro sfide diverse. Partirete dalla prima, in cui cercherete di totalizzare il maggior numero di palleggi. Partirete con la pallina da tennis, poi successivamente con il pallino da bocce ed infine con la pallina da ping pong. Poi alla fine della sfida andremo a sommare quelli che sono stati i vostri numeri di palleggi con le diverse palline. La seconda sfida invece consisterà in rigori, la terza in tiri in movimento ed infine vi affronterete in uno contro uno. Adesso andiamo dentro con la prima sfida. Tutto pronto? Si parte! Vai Fabio, pressione psicologica, tre tentativi, verrà considerato il tentativo con il maggior numero di palleggi raggiunto. Speriamo che non fai tre palleggi. La sfida comunque è molto interessante perché sono due ragazzi che secondo me fanno della tecnica il loro aspetto migliore e quindi anche per Calaia dice di no, ma almeno io mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Calaia sotto l'aspetto tecnico è sicuramente fortissimo e per questo una sfida che veramente mette di fronte due ottimi giocatori sotto l'aspetto tecnico e qualitativo. Premetto che ho appena visto Fabio palleggiare durante il riscaldamento e credo che questa sfida gliela devo già dare in mano a lui. Vai, è già partito Fabio. No, pronto? No, sì. 3, 2, 1, via. Partito ora. Vediamo quanto totalizzerà. È lì che palleggia, destro, sinistro, destro, sinistro. Onestamente io non li sto contando. Allora Fabio, dopo essere riuscito ad ottenere oltre 100 palleggi, si è fermato, ha rinunciato anche alle altre due sfide perché 100 è il limite massimo che abbiamo imposto per questa sfida. Adesso passiamo la palla a Nick Calaia e vediamo quanto totalizzerà il mago del palazzetto dello sport di Baricella. Vado, Antimo! Sì, tra l'altro Nick è senza scarpe, questo è curioso. Adesso... Da brasiliano! Da brasiliano! No, brasiliano, è che con le scarpe faccio merda, almeno senza provo a controllare un po' più sensibilità, certo, più sensibilità senza scarpe. Andiamo allora con i tre tentativi per Nick e vediamo se riuscirà a raggiungere anche lui i 100 palleggi. Vai Nick. Non aspettatevi niente, ve lo dico già. Ora anche addirittura con la coscia, cioè. Adesso vediamo come si comporterà con gli altri due, vediamo se farà meglio. Vediamo. Andiamo. Bravi entrambi comunque, poi al di là di come andrà stanno facendo sembrare questa sfida molto facile. Nella seconda mancia ha totalizzato 49 palleggi, quindi si sta avvicinando, col passare dei tentativi sta carburando il mago e vedremo se riuscirà a raggiungere i 100 palleggi anche lui nell'ultimo tentativo. Fabio, attento che ti vengo a prendere. Partito. Un po' più alta la palla rispetto, quanto siamo? Rispetto a Fabio. Quanto siamo? Te lo dicono alla fine, stai concentrato, stai sul pezzo. Pensa solo a fare del tuo meglio, Nick. Poi quando... 91! Incredibile, Nick aggancia quasi Fabio, quindi attualmente siamo 100 Fabio, 91 Nick. E niente, quindi la prima manche si è conclusa, 91 palleggi Nick Calaia, 100 Fabio. E adesso andiamo dentro con la seconda sfida, andiamo dentro col pallino da bocce, vedremo come si comporteranno i due. Questo rimbalza mai, sto qua. Rimbalzo controllato. Vai Fabio! Via! Limite massimo raggiunto anche col pallino da bocce, più di 100, quindi si può fermare, prende la palla in mano e non va oltre. Insomma, bel tentativo. E adesso andiamo dentro con Abracalaia. Fabio col baricentro più basso, secondo me è un pizzico più avvantaggiato. Cioè, penso sia un po' più facile per un giocatore basso fare tanti palleggi rispetto a uno molto più alto, no? Comunque possono giudicare anche i ragazzi che stanno guardando il video che la tecnica di Fabio è sublime, superiore di molto alla mia. 3, 2, 1, vai! Non riesco a capire come toccarla, come... Ok, ci siamo ragazzi, proviamo con il secondo tentativo. Dai.
Proviamo col terzo tentativo, ragazzi. Il mio obiettivo è raggiungere almeno 10 palleggi, perché sembra impossibile. Vi sfido da casa. Dove posso andare a comprare una pallina, mettila in descrizione così. Troppo difficile, porca vacca. Ha preso il ritmo, Nick. Ha preso il ritmo. Il mago. E vabbè, ragazzi. 21, dai, non male, i 91, sommati ai 21. In queste due prime sfide Nick ha totalizzato comunque 112 palleggi, che sarebbero tantissimi. Fabio sta facendo anche lui molto bene, praticamente ha raggiunto 100 palleggi in entrambe le sfide. Sicuramente è molto bravo in questo, è probabilmente il suo punto forte. Adesso però c'è l'ultima sfida con la pallina ping pong. Adesso è molto curioso vedere, perché non cambia soltanto la dimensione, però anche il peso della pallina. Questo aspetto è molto interessante. Andiamo allora con la terza e ultima manche dei palleggi. Allora, tutto pronto per quest'ultima serie di palleggi? Vai Fabio, 3, 2, 1... via! Sono molto curioso di vedere come si comporta, perché questa pallina secondo me è assolutamente difficile palleggiare. Cazzo, ma sembra che un mese e mezzo barra due che si sta allenando per fare sto challenge. O che voi non mi avete detto... Infatti sono 2 mesi che si sta allenando. Ah, ok, per challenge, tutto più chiaro. Ho detto, dobbiamo umiliare a Bracalaia. 35 per la prima sfida di palleggi con la pallina ping pong. Non sarebbe neanche male, magari a Fabio si può aspettare qualcosina in più, però secondo me non è per niente facile. Vogliamo il terzo 100. Se fossi lui mi fermerei prima, perché mi sta umiliando e dopo non ci sarebbe. 14. Fabio sta perdendo la linfa vitale, insomma, questo. È visibilmente in difficoltà. Quindi... Cos'è che ti mette in difficoltà? Che è molto leggera. Vai col terzo. Infermabile, non ho parole per descriverlo, perché ragazzi, davvero, cioè fare dei palleggi così... Ha raggiunto e superato 100, prendi la palla in mano Fabio! Con l'orologio finale! Ha fatto all-in Fabio in questa sfida, è davvero difficile fare meglio perché ha fatto il massimo, quindi diventa complicato. Sai, attimo, che nonostante non mi abbatta mai, non c'è niente che mi riesca a battere in questa vita, c'è Fabio oggi che è riuscito a... L'ho già data persa, non so, ci provo. Per l'onore, vogliamo il 100 di Nick. 300 palleggi è una roba. Proviamo, ci siamo. Vai, 3, 2, 1, via. Vai Nick, parti ora. Vai. Paolo. L'ho detto, non ci credo più. Dai Nick, voglio il tuo 100 con la palla da ping pong. E allora ragazzi, dopo questa prima sfida vinta da Fabio, che ha fatto all-in, ha fatto 300 palleggi per ogni pallina, insomma non c'è palla che tenga, mi viene da dire. Sì, in realtà non me l'aspettavo neanch'io di riuscire a fargli con la pallina da ping pong. Cioè da piccolo li facevo e li facevo fuori con il vento, che era molto più difficile, e quindi diciamo che ho imparato quando ero più piccolo. E invece Nick, cosa pensi di questa challenge? Io credo che più merda di così non si poteva... No dai, scherzo. No, in ogni caso, che c'è la difficoltà più grande sia capire come colpire la pallina. Nonostante mi sia scoraggiato, credo, dico la verità, davvero tanto, perché ho visto che è irraggiungibile, ho mollato mentalmente, ho mollato in anticipo. Di solito non mollo mai, ma stavolta sapevo già che non sarei riuscito a fare il suo risultato, quindi purtroppo è andata così, ma sai che non mollo mai, quindi stai attento adesso perché ti supererò. E adesso allora andiamo dentro con la seconda sfida di calci di rigore, dove in porta ci sarà lui, ragazzi, quello che avete detto nei commenti che è il portiere più forte della Serie B di futsal, ma io sono d'accordo con voi. Vieni qui, portiere più forte. No, non è vero, cioè comunque dovete smettere di futsal Italia, non sì, vabbè, del mondo. Io pensavo Europa. Dell'universo, sì. E allora come ti senti per questa sfida? Allora, in realtà io non sono un grande pararigori, partendo da questo presupposto, cioè non è proprio il mio punto di forza. Mette le mani avanti, così gli altri poi dopo possono dire: nonostante non è un pararigori, il portiere più forte della Serie B riesce. No, non sono un gran pararigori, anche perché nel nostro sport, cioè diciamo che il volume, secondo me sarebbe più forte Francesco di me sicuramente, perché già solo per la struttura fisica farebbe molto molto meglio, perché comunque devo coprire tanta porta, e essendo anche abbastanza basso, se comincia a tirare in alto diventa praticamente impossibile riuscire a coprire. Comunque sono 3 metri per 2. Dai, allora adesso noi andiamo a vedere quale sarà l'esito di questa sfida. Facciamo un in bocca al lupo agli sfidanti e ci aspettiamo una reazione da parte di Nick. Allora, come detto prima, saranno 5 rigori a testa e ovviamente in porta ci sarà Steve. Vediamo come andrà Calaia. Ci siamo. Parte lui. Ce la puoi fare, tranquillo, eh. Vai Nick, tifo per te, vai. Parte Nick. Arrivo io, primo gol, bellissimo da aprire. Tocca a Steve, ma non è sufficiente.
Fabio contro Steve. Incrocia. Quando vuoi, Nick. E questa è una bomba sotto il set. Chiude ancora, sicuro. Ha praticamente replicato il tiro di Calaia, un po' meno angolato, però c'è. Per vincere la sfida non sono primo. Tutto pronto? Scivola! Era volontario, eccolo. Invece l'ha tirato sempre di collo ad aprire, modulando la postura del corpo, ed è stato molto bravo. E adesso Nick con una rincorsa praticamente da appoggio renatico da casa sua. Prima ha tirato in scivolata, adesso vediamo. Parte Nick con 4 piroette in balli e Steve con la caviglia sinistra lo neutralizza così. No vabbè. Allora tira col destro, quarto tiro per il vantaggio Fabio. Vai Fabio. Pronto a partire, guarda Steve, Steve lo guarda. Va ora, incrocia. Ed è vantaggio Calaia, se Fabio sbaglia ha perso. Steve si muove sulla linea, quasi a irritarlo. E la para e vince Calaia. Sulla bocca dello stomaco Steve. Seconda sfida vinta dal mago. Andiamo dentro con la terza sfida, tiri in movimento, stop e tiro in porta. Vediamo come se la caveranno, adesso Calaia ha fatto 1-1. Match molto importante questo. 3, 2, 1, via. Parte da Fabio che dà un pallone a Calaia non comodissimo e segna subito. Ed è subito vantaggio Calaia. Adesso vediamo il secondo tiro. 2, 1, via. Fabio passa a Calaia, lo stop con la suola. E adesso Nick riesce ad essere neutralizzato da un ottimo intervento di Steve Caccavale. Fabio la passa a Nick. Tira di prima! Steve con la punta del piede destro. E adesso c'è il cambio. Si è cercato di rubargli un po' il tempo qua tirando di prima. Steve molto bravo comunque a intervenire con il piede destro. Fa Fabio. 3, 2, 1, via. Avrà Calaia per Fabio. Lo stop con la suola. Il mancino. Viene neutralizzato. Fabio ha calciato troppo con la palla sotto. Secondo tiro. Pronto Fabio a far esplodere il mancino. Ha tirato una ciofeca. Lo stop con la suola. Il mancino la pareggia così all'ultimo secondo con un brivido. E adesso si va ad oltranza. Oltranza, tiro a testa. Lo stop con la suola. Il destro! Che buca Steve! Adesso pressione psicologica. Parte ora. Guarda Fabio. Lo stop di suola! E il mancino tenebroso. Con la suola. Destro! E Steve con le manone. Con tutte e due. Lo stop con la suola. Guarda Steve. Fa partire il mancino. Che parata! Che parata ha fatto Steve e che tiro ha fatto Fabio? Va Fabio, va da Nick, lo stop con la suola. Guarda Steve, il destro! Steve Caccavale, c'è! Che vada Fabio, lo stop non perfetto, il mancino! Fabio va da Nick, lo stop con la suola. Carica il destro! E trova il golasso! Sbaglio che è il mio santo! Nick va da Fabio, Fabio lo stop con la suola. Carica il mancino! Ancora fuori, 2-1! Ha vinto ancora Nick che ha rimontato e è passato avanti su Fabio. Fabio sorrisato un po' amaro, potevi fare meglio, non ti vedo soddisfatto. Come pensi di esserti la cavata in questa sfida? Guarda, credo abbastanza bene, più che altro è un momento in cui non tocco la palla, c'è da dire questo, che non sto toccando la palla da un pochino, quindi magari sono svantaggiato da quel lato. A parte le cazzate, devo dire che Steve è stato davvero davvero bravo in porta. Noi ad oltranza ho avuto la fortuna che comunque Fabio ha sbagliato qualche tiro come me, uno in più, e quindi sì, credo di essere al suo stesso livello di tiro e non mi merito di aver vinto questa sfida se non per demeriti di Fabio. Secondo me ci sta che Nick vinca le sfide sul tiro, secondo me io devo ancora migliorare sul tiro nel futsal, sicuramente secondo me Nick è più avanti di me. Comunque è stata una bella sfida, comunque sì, anche complimenti a Steve che ha fatto davvero una gran prestazione. E adesso Fabio può pareggiare, manca l'ultima sfida, quella più veloce, però anche quella che potrebbe darti il due pari. Uno contro uno, se arriva a due, chi arriva prima a due vince. Andiamo dentro raga. No. E allora tutto pronto per l'ultima sfida, vediamo come andrà. 3, 2, 1, via. Parte subito Nick, che ha la meglio, fa partire il destro. Gol immediato. Ed è subito 1-0. E adesso a livello psicologico fa male. Andiamo subito dentro con l'altra manche. Vai Fabio, via. Va Fabio, che punta Nick. Sempre elegante, sempre con la suola. E poi si va a ingolfare. E adesso attenzione Nick, che lo punta. L'elastico. Urca. Devastante Nick. Un 2-0 clamoroso. Mazzini, te lo ricordo di nuovo. Va
Balotelli, l'ha chiamato in nazionale. Hai pareggiato il conto con i palleggi, c'è da dirlo. Ho voluto provare a rimettere in gioco il coso perché nella prima sfida mi ha distrutto e devo dire la verità, non mi è mai capitato di sentirmi così scoraggiato, cioè. Però è stata una bellissima vendetta, si è visto magari anche un po' il tuo dente avvelenato in questa sfida, però l'hai distrutto. Sì. No, anche toccato palla, non sono riuscito neanche a tirare. No. Sì, allora, nella prima azione, diciamo che girandosi la palla è andata a suo favore, poi proteggendola io faccio molto fatica a prendergliela, è stato bravo a difenderla, ha tirato benissimo. Nel secondo gol ha anche stato bravo a spostarsela, è andato anche un po' verso l'esterno, ma cioè, l'ha tirato sotto l'incrocio, quindi anche là secondo me posso farci poco. Nel primo gol posso dire che sono stato un bastardo perché l'ho spostato di schiena, che non so, dovevamo girarci, e l'ho presa e l'ho tenuto col braccio, non l'ho fatto passare. Noi ragazzi vi ringraziamo come sempre per essere arrivati a questo punto del video, come sempre iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciatemi piace, mi raccomando, arriviamo a 100.000 iscritti, siamo vicini, ma abbiamo bisogno del vostro supporto, iscrivetevi ragazzi, iscrivetevi. Vi ricordiamo inoltre di passare per i profili Instagram di Steve. Bello a tutti ragazzi, Steve is mind, vedete qua il banner. E di Nick, Nicola Scalai. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao.